Siamo ultime, parto dal kinder. Parti sempre dal kinder, amore. No, di solito parto da quello. No, ci sono tutti i video, Pato. Aspetta, ora torniamo dal kinder stavolta. L'11 dove sto con Musp, eccolo. Indovinate un po' che c'è? Indovinate un po'? Un ovetto? Un ovetto! Dai. Aspetta che accendo la luce, non ti muovere. No, devo rimessa lecca lecca. Buon ovetto. Ci stanno i cioccolatini qua sopra, Dia, se vuoi un cioccolatino. No, no, voglio questo. Ah, è vero, che questo non lo si mangiamo. Dai, ti faccio fare la colazione, Poi col tocco di classe. Buon 11 dicembre, che io pensavo che l'11 dicembre fosse ieri. E mio marito praticamente ha aperto due calendari da avvento ieri, vabbè, c'aveva ragione che l'aveva aperto. Allora, oggi io non so quello che riuscirò a registrare, perché questa è la situazione, cioè calcolate che... Ora vi faccio vedere come mi sono alzata, perché ho dormito malissimo, cioè sono stata male, male, male stanotte. Ma quanto è bella sta mesh qua, mi devo riandare a fare pure i capelli, ma vabbè. Già ieri sera ero un po' raffreddata, ma avete visto, sti giorni so... un po' intasata. Ieri sera un po' è peggiorato, ma vabbè, poi mi faceva tanto male il collo perché per fare i dorsali si vede che ho gravato un po' qui, poi in palestra c'era l'aria condizionata, quindi sicuramente è stato quello che mi ha un po' ucciso definitivamente. Solo che avevo preso benissimo sonno, a un certo punto, ragazzi, mi sono venuti dei dolori di pancia stranissimi mentre dormivo, in un punto strano, non ve li saprei neanche spiegare. Io sono molto abituata ad avere dolori di pancia, ce l'ho di tutti i tipi, di tutti i generi. Calcolate che io soffro con i mal di pancia da quando andavo alle medie, tipo 11-12 anni. Ho iniziato con dolori fortissimi che in realtà erano dovuti alla colite spastica. E ecco, scusatemi, guardate come stavo, cioè... Cioè, raga, ma che cosa è successo? Si vede che ho dormito male. Ecco, guardate come stavo. Comunque, vabbè, prima che sia arrivata comunque a una diagnosi, all'epoca, insomma, ci è voluto un po', e stavo con questi grandissimi dolori sempre piegata in due. Quindi cioè, sapevo cosa erano e ci sono andata avanti tantissimo. Poi ho cominciato, vabbè, i dolori del ciclo sempre male, poi avevo i dolori dell'ovulazione, e ogni dolore di pancia io lo so riconoscere alla perfezione. Tant'è che quando ho avuto la diverticolite, per me è stato un campanello d'allarme, perché erano dei dolori che io non... mi è venuto in mente Carlo Verdone, ma dei dolori che comunque io non riconoscevo tra i miei mal di pancia. Quindi per me è stato il campanello d'allarme. E so, un po' di volte, ma era un po' che non mi prendeva, che mi è ripreso sto dolore strano, che non riuscivo a capire se era aria che si muoveva nella pancia o se era tutt'altro. Raga, questa è Moni che finalmente è resuscitata su Instagram, perché vi avevo detto che era sparita, ci eravamo preoccupati. Finalmente mi sa che l'ha riattivato, perché, cioè, vi ricordate su Instagram che l'abbiamo cercato ovunque, facendo storie, cercando di rintracciarla pure su Facebook, ma niente, era sparita. Poi ogni tanto commentava YouTube, ma sembrava che non ricevesse le mie risposte. Ecco perché vi ho anche chiesto, ma voi me leggete quando io vi rispondo su YouTube? Quindi vabbè, ma adesso mi sta mandando dei messaggini, perché sono curiosa di sapere che fine ha fatto, perché sapete che poi le persone che mi commentano sempre, se a un certo punto spariscono, cioè io mi preoccupo come se fosse di famiglia. E quindi vabbè, che dicevo, ho avuto questi dolori di pancia stranissimi, ma talmente strani che io c'avevo cioè ho cominciato a sudare proprio un po' per la paura, raga, perché io non ce la faccio più con i mal di pancia. Quindi ho provato un pochino sempre a riaccartocciarmi come faccio io per i mal di pancia. Devo dire che erano fortissimi, ma che mi sono passati anche abbastanza in fretta. Però sono stata a dormire tutta la notte con sta paura che mi rivenissero sti dolori di pancia, quindi ho dormito malissimo, ho fatto degli incubi assurdi che non saprei neanche raccontarvi. E quindi non lo so oggi che uscirà fuori da questi vlog, perché sinceramente la mia voglia di oggi è stare così, cioè manco te lavamme, alle brutte me lavo i denti, giuro. Pato? No, tu te lavi. Vabbè, Massimo, oggi è domenica, ma puoi stare in pigiama tutto il giorno, anche perché questo si fa due docce al giorno, raga, giuro. Penso che sia il bambino più pulito del mondo. Vabbè, a lui gli fa ancora male il nasino, vero? Tanto.
Quanto sei bello, vita mia. Vita mia, non possiamo più afferrare. Ma c'è un film. Perché non ti guardi quel documentario sui gattini che è molto bello? Gattini? Sì. Ci vogliamo insieme. No, io ho visto adesso, ho finito mo. Aia, mi fa male la testa. No, non mi respirare. No, è al contrario. Scusate, ma ecco, sempre con la registrazione. Ecco. Vedete la mia bella poltrona scandinava qua, perché di là c'è l'albero di Natale. Quanto c'è di quoziente intellettivo, mamma? 100 IQ di quoziente intellettivo. Mamma mia, meno male che te lo dici pure da solo, che sei fantastico, amore. Intanto, mamma, vieni un attimo. E sto qua, amore mio. Cioè, tra un po' mi rientri dentro 3D, la panza. Ti piace il mio cuore 3D? Madonna mia, sei fantastico. Guarda amore. Quanti disegni ho fatto. Sì, però i libri in si scarabocchiano, vado. Io mentre tipo la messa spiega, io così, affeguatati 3D. Ma secondo te è normale? Sì. Ma l'importante è che ascolti, che non ti deconcentri su quello che dice la maestra. Irregular. Irregular. Plurali irregolari, quello che hai fatto adesso qui, che hai detto che era irregolare. Certo. Mouse come diventa? Vediamo se ce lo ricordo. Bravo. Madonna mia, che capoccione. Ma da chi hai ripresa tutta questa intelligenza, Pato? Dalle molecole. Che t'ha fatto mamma, però. Scusa, ma questi chi sarebbero? Persone? Children. Ah, no. Plurali irregolari. Questi non so, ragazzini, però. Ma facciamo finta di storie, ragazzi. Questo è. Vabbè. Sì, metti. Doveva essere people, però vabbè. Infatti. Vabbè, io lascio. Che metti, però? Children. Children. Children si scrive? Sì, amore. Giusto. Poi c'è questi. I plurali regolari ce li ricordiamo molto bene. Siamo molto bravi sui plurali. Bravissimi. Sono disgrafico. Che sei? Scusa, disgrafico. Mi dici come fai a sapere che cos'è la disgrafia? Perché c'avevo avuto un supplente che era disgrafico. C'avevi? Pure il supplente, il maestro Marco, è disgrafico. Ah no, perché... Tanti noi... bambini pure sono disgrafici, tanti. Vedi, noi non abbiamo mai usato questi termini a casa. Questo? Se ne sapevo anche un'altra, ma non mi ricordo come si chiamava. La... Quella là che quando leggi ti si muovono le lettere. Ah, non mi ricordo. Quanto è brutto quando non ti viene il termine. Quella è pecora. Come rima pecore. Ship, rimane sempre ship. Amore, no, se persona è... Bravo. What? Easy. Bravissimo. Questi sono people. Però questi qua non l'avete studiati. Cioè, sul plurale irregolare, queste sono... Peoples. People. People sono persone. È people. Persone. People. Rimane persone. People. Stamattina non ho fatto nemmeno colazione, se non un cosino così di caffè. E mi sa un biscotto, uno di questi. Quindi praticamente il nulla, abituata alle colazioni che faccio io. Adesso mi ero andata a volere un caffè, stranamente non lo prendo mai. È proprio oggi che ci ho avuto mal di pancia, quindi non è proprio indicato, eh. Però è decaffeinato. Poi c'è Pippi che sta a piangere da 2 ore e mezza dietro la porta. Non capisco perché ha sempre mangiato tanto, ma in vecchiaia è incredibile. Secondo me lei si scorda, già ve l'ho detto, me sa, si scorda di aver mangiato, quindi finisce. E dopo 2 minuti ti gira intorno impazzita come se lei dovesse ancora mangiare. Cioè, se io gli mettessi 20 volte da mangiare, lei mangerebbe sempre. Poi, se la vedete, è scheletrica. È un cane che siamo stati sempre molto attenti alla sua alimentazione. Però si è sempre mossa tantissimo, quindi così. Poi c'ha sto orecchio, raga. Non gli si può stare vicino. Ho speso un altri 100 euro per fargli il tampone, per vedere qual è il batterio. Avete visto poi pure nei video d'estate, antibiotici, pure per il problema che ci ha avuto dietro, che ci ha fatto prendere un bello spavento, ma l'abbiamo fatto per le orecchie. Pulizia delle orecchie e prodotto locale, sempre per il fatto dell'otite, ma... Cioè, io dovrei curargli le orecchie tutta la vita. Nel momento in cui smette l'antibiotico sta di nuovo così. Però il problema è che non gli si può stare vicino. Cioè, l'odore che esce da lì è disgustoso. Anche quando si struscia sui tappeti. Siamo disperati. Se la porta dietro da 4 anni sta cosa.
Tant'è che la chiudiamo la porta perché almeno se impuzzolisce sta parte qui sto sempre a puli, ma il problema sta dentro le orecchie, quindi è un incubo. Poi tutte queste medicine che tu gli dai, a parte antibiotico che mi sono rifiutata, ma tutte le medicine che tu gli metti dentro le orecchie sono tutte oleose, praticamente tra la fisiologica e il prodotto, praticamente c'ha sempre tutte queste orecchie nere, sembra sempre un cane scappato di casa, cioè. Poi adesso è vecchietta. Qualsiasi cosa gli fai, lei si snerva da morire, anche pulirgli semplicemente gli occhi, quindi gli faccio il meno possibile, il minimo indispensabile. Comunque questi gentilini Brasile sono buonissimi. Era tanto che non prendevamo un caffè insieme. Ok, allora, quasi mezzogiorno, Lillo è tornato dalla palestra e mi sta facendo la carbonara, perché io l'adoro la carbonara. Tra la carbonara e la matriciana adoro, però la matriciana, vi dico la verità, fuori non la prendo mai, perché io ho un grandissimo problema col pomodoro. Cioè, nel senso, lo sento sempre metallico, che c'ha tipo sto sapore del, sì, del metallo, non ve lo so spiegare, lo sento estremamente acido e quindi mangio solo quella che faccio io o al massimo mia mamma, però tutte le cose col sugo non le prendo mai quando sto fuori casa, anche perché mi piacciono iper sugose e non le fanno mai come dico io. L'altra volta abbiamo mangiato, chi ci ha visto su Instagram lo sa, avevo mangiato dei gnocchi che io adoro col pomodoro. Col pomodoretto, ma cioè ragazzo, pomodoro era immangiabile. Mo, onestamente, tu l'hai assaggiato. Lo gnocco era molto buono perché era fatto in casa, ma il sugo, sto sugo slavatino, però era pieno di semi e io non li posso mangiare, quindi ho dovuto spiluccarla qualunque. Ma proprio il pomodoro era super acido, non mi piaceva per niente. Infatti, sono stata malissimo quel giorno. Comunque, vabbè, non vedo l'ora di mangiare qualcosa perché io stamattina non ho fatto nemmeno la colazione, quindi ho una fame tremenda oggi. Ragazzi, sua maestà la carbonara. Sì, amore, quelli sì. Non sono più mio. Aspetta, volevo cercarlo. Cosa, poi quello mamma l'avevo comprato perché sull'albero mi prendeva tutto quanto, cioè mi copriva i buchi, capito? Però quest'anno potrei anche evitare questo questo? che l'albero non ce l'ha sti No, buchi, questo potrei no. Questo assolutamente sì. Isolato. All'ennesimo, ma perché non si vede nulla? Nulla. Comunque sto all'ennesimo montaggio video e devo dire che oggi il PC ha lavorato molto bene, quindi molto bene no, ha lavorato bene. Forse mi avete portato un po' di fortuna, ragazzi, ma se mi metto, ho capito, il prossimo acquisto deve essere una, ma io ce l'ho pure a ring light, cioè no, c'ho a ring light, vabbè, io c'ho di tutto, che poi vabbè non uso comunque. Devo comprare proprio tipo i fari, secondo me, perché cioè sto al buio, ragazzi. E comunque è andato molto bene. Qui il piccoletto sta in fase relax. A che giochi? A che giochi? A un A giorno Wings. dove devi riempire un frigo, ma ti fa venire il nervo perché dai i numeri dispari e poi non viene preciso. Madonna, qua sembra la cuccia del cane sto letto oggi. Sì, davvero, oggi non abbiamo fatto niente. Ma chi se ne frega, ma è Sì, domenica, cioè calcolate che è domenica. avevamo il ponte e praticamente oggi è stato l'unico giorno in cui ci siamo concessi Riposati. il riposo proprio da zozzoni, cioè proprio col pigiama, perché io stavo male, perché altrimenti se io sto bene, cioè io mi alzo, mi lavo, mi vesto e pretende che lui fa lo stesso, ma quando mi vede così a me, allora dice mamma allora pure io oggi, dico ma sì, ma viva Dio. Però io il bello è che mi sono lavata e mi sono rimessa il pigiama, lui invece zozzo lurido.
Vedete lo zozzo lurido? Ecco. Allora, care amiche che mi seguite da casa, come potete vedere, col mio bel sottobicchiere, sto prendendo una camomilla. Ho una fame tremenda, ma non posso mangiare. Io poi odio la camomilla, è disgustosa, ve l'ho detto un sacco di volte, cioè puzza di piscio di gatto, raga, micidiale. Praticamente stavo qui, ho finito di editare il vlog, stavamo rivedendo con Stefano un pezzo di partita, perché sapete quanto ci piace rivederle, anche perché l'ultima è stata molto molto sentita. Niente, mi alzo perché Lillo mi ha portato su le cose per addobbare l'albero e praticamente ho iniziato con un doloretto di pancia, ma io già l'avevo capito che mi sarebbe venuto come Cristo comanda. E niente, meno male ragazzi che ho masticato due Milicon subito, perché sono riuscita a capire che tipo di mal di pancia era, quindi era l'aria che si stava preparando. Niente, praticamente sono stata piegata qui sul letto mezz'ora con i dolori fortissimi di pancia, e mi devo proprio rannicchiare, cioè stretta stretta, cioè avevo le ginocchia qui, Bombolino carino mi faceva le coccole. E dopo un po' mi è passato, per fortuna. Sono stati dei dolori atroci. Pensate che una volta non mi è passato con niente perché avevo sbagliato, invece del Milicon ho preso il Buscopan, che quello è più per le contrazioni muscolari dell'addome, uterine e tutto quanto, cioè va bene anche per le contrazioni uterine. E praticamente sono stata così tutta la notte. Mi è passato la mattina dopo e ho temuto che veramente continuasse così, invece per fortuna no. Io oggi avrei voluto andarmi a lavare questi capelli, ma spero di farlo domani. E niente, adesso mi bevo questa bella camomilla. Io appunto non ho mangiato, ma Stefanino nemmeno. Come vi ho detto un sacco di volte, io e Stefano siamo molto empatici l'uno con l'altro. Se sto male io, lui ha gli stessi miei malesseri, ma poverino non lo fa apposta, e io idem con lui. Infatti a un certo punto ho detto: Madonna, mi è venuta una nausea, dice mamma anche a me, perché mi sono preoccupato per te molto probabilmente, perché è un bambino dolcissimo. E quindi stava qui che mi massaggiava la schiena, mi metteva la borsa dell'acqua calda sulla schiena, è un bambino, cioè dolcissimo, che è commovente veramente. E quindi niente, adesso mi finisco la mia bella camomilla che sa di piscio. E scusate, ho fatto tutto l'albero, però ve posso dire, c'è sempre qualcosa che non mi entusiasma, cioè lo vedo buio, lo vedo troppo spento, col tutto che ci ho messo le decorazioni, poi qualcuna l'avevo comprata nuova, ma cioè comunque ancora quelle vecchie, però lo vedo sempre molto spento sto cavolo di albero. E secondo me uno sono le luci, che sono tutte colorate, invece le luci chiare danno subito più luce e luminosità al tutto, e molto probabilmente sono queste cavolo di decorazioni. Poi appunto appena ho un momento vado a comprare la neve finta e la spruzzo. L'avrei dovuta spruzzare prima di mettere le decorazioni, ma io ho la fretta e la prescia di farlo, perché almeno Lillo mi riporta via subito i scatoloni, intanto questi staranno qui un'altra settimana, però c'è il patio, li butto fuori, me frega niente. E niente, vabbè ragazzi, dai, io vi do un baciotto con lo schiocco, ci vediamo al prossimo video, e niente, a domani, ciao.